Ciao a tutti e benvenuti su Ricchi si diventa. Oggi abbiamo una storia davvero speciale per voi, una storia di passione, determinazione e successo. Stiamo parlando di un uomo che ha iniziato con umili origini e ha scalato la vetta del mondo culinario, guadagnando milioni lungo il percorso. Stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo, uno dei più celebri chef italiani, un uomo che ha trasformato la sua passione per la cucina in un impero. Se siete curiosi di scoprire come ha fatto i suoi milioni e come li spende, allora rimanete con noi. Questo video è pieno di sorprese e vi garantiamo che non vorrete perdervelo. Ma prima ricordate di iscrivervi al canale, lasciare un like al video e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Antonino Cannavacciuolo, nato il 16 aprile 1975 a Vico Equense, in provincia di Napoli, è un nome che risuona nelle orecchie di tutti gli amanti della buona cucina. Ma chi è davvero Antonino? E come ha raggiunto l'apice del successo nel mondo culinario? Cresciuto in una famiglia modesta, Antonino ha iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione fin da giovane. Dopo aver conseguito il diploma all'Istituto Alberghiero De Gennaro del suo paese natale, ha iniziato la sua carriera come cuoco nella penisola sorrentina. Ma Antonino non si è fermato qui, ha continuato a lavorare sodo e a perfezionare le sue abilità culinarie, spinto da una passione insaziabile per la cucina. Nel 1999 Antonino ha fatto un grande salto, si è trasferito al nord, a Orta San Giulio, dove ha preso le redini di Villa Crespi, un ristorante di lusso, situato in un palazzo moresco del XIX secolo. Da allora Villa Crespi è diventato un punto di riferimento per la ristorazione italiana, guadagnando 2 stelle Michelin sotto la guida di Antonino. Ma la carriera di Antonino non si limita alla cucina, è diventato un volto noto in televisione grazie alle sue apparizioni in programmi come Cucine da Incubo e MasterChef Italia. Questa visibilità ha ulteriormente aumentato la sua popolarità e ha contribuito a consolidare il suo successo. Tuttavia, dietro questo successo c'è molto di più che semplice fortuna. C'è una storia di sacrificio, determinazione e un amore profondo per la cucina. Antonino è un esempio perfetto di come la passione e l'impegno possano portare al successo. Ma come ha trasformato questa passione in milioni e come spende i suoi guadagni? Dopo aver gettato le basi della sua carriera nella penisola sorrentina, Antonino ha iniziato a fare esperienza in vari ristoranti in tutta Italia. Ha lavorato in diverse cucine, imparando nuove tecniche e affinando le sue abilità. Questo periodo della sua vita è stato fondamentale per la sua crescita come chef. Ha avuto l'opportunità di lavorare con alcuni dei migliori chef del paese, imparando da loro e assorbendo tutto ciò che poteva. Ma il vero salto di qualità è avvenuto quando Antonino ha preso in mano le redini di Villa Crespi. Questo ristorante, situato in un palazzo moresco del XIX secolo sulle rive del Lago d'Orta, è diventato il suo laboratorio personale. Qui Antonino ha iniziato a sperimentare, combinando le tradizioni culinarie del nord e del sud Italia per creare piatti unici e innovativi. I risultati non si sono fatti attendere. Villa Crespi ha rapidamente guadagnato popolarità, attirando foodie da tutto il mondo. Nel 2006 il ristorante ha ricevuto la sua prima stella Michelin, un riconoscimento che ha consolidato la reputazione di Antonino come uno dei migliori chef del paese. Solo 4 anni dopo, nel 2010, Villa Crespi ha ricevuto la sua seconda stella Michelin, un traguardo che pochi ristoranti riescono a raggiungere. Ma nonostante questi primi successi, Antonino non si è mai riposato sugli allori. Ha continuato a lavorare sodo, sempre alla ricerca di nuove idee e tecniche per migliorare la sua cucina. E come vedremo, questa determinazione ha portato a risultati ancora più straordinari. Ma prima una domanda. Vi siete mai chiesti come uno chef di successo come Antonino spende i suoi milioni? Ora entriamo nel cuore della questione. Come Antonino Cannavacciuolo ha accumulato la sua fortuna? Bene, la risposta è semplice, attraverso una combinazione di talento culinario, imprenditorialità e una presenza mediatica di successo. Iniziamo con i suoi ristoranti. Come abbiamo già detto, Villa Crespi è stato un successo fin dall'inizio. Con 2 stelle Michelin e una reputazione di eccellenza, il ristorante attira clienti da tutto il mondo, generando un flusso costante di entrate. Ma Antonino non si è fermato qui, ha aperto altri ristoranti, tra cui il Cannavacciuolo Bistrò a Novara e il Bistrò Cannavacciuolo a Torino. Questi ristoranti, pur essendo più accessibili rispetto a Villa Crespi, mantengono lo stesso livello di qualità e attenzione al dettaglio. Poi ci sono i suoi libri di cucina. Antonino ha pubblicato diversi libri, tra cui Cucina Espressa, che è diventato un bestseller.
Questi libri non solo generano vendite, ma aumentano anche la sua visibilità e rafforzano il suo marchio. Ma forse l'aspetto più importante del successo finanziario di Antonino è la sua carriera televisiva. Le sue apparizioni in programmi come Cucine da Incubo e MasterChef Italia lo hanno reso un volto familiare in tutta Italia. Questa visibilità ha portato a ulteriori opportunità, tra cui endorsement e collaborazioni con marchi di alto profilo. Infine, Antonino ha fatto investimenti intelligenti con i suoi guadagni. Anche se i dettagli specifici non sono noti, è probabile che abbia investito in immobili e altre opportunità di business. In sintesi, la fortuna di Antonino Cannavacciuolo è il risultato di una combinazione di talento culinario, imprenditorialità e una presenza mediatica di successo. Ma come spende i suoi milioni? Come vive uno chef di fama mondiale con 2 stelle Michelin? È un amante del lusso o preferisce uno stile di vita più sobrio? Ecco alcune domande che potrebbero stuzzicare la vostra curiosità. Continuate a guardare perché stiamo per svelare come Antonino Cannavacciuolo spende i suoi milioni. Antonino, come molti chef di successo, ha investito una parte significativa dei suoi guadagni nel settore immobiliare. Possiede diverse proprietà, tra cui la splendida Villa Crespi sul Lago d'Orta, che oltre ad essere un ristorante stellato, funge anche da hotel di lusso. Questo non solo gli garantisce un flusso costante di entrate, ma gli offre anche un luogo di residenza di alto livello. Ma non è tutto lavoro per Antonino. Come molti di noi, anche lui ama godersi i frutti del suo duro lavoro. È noto per il suo amore per le auto di lusso e non è raro vederlo alla guida di una bella macchina. Inoltre ama viaggiare e scoprire nuove culture, cosa che fa spesso insieme alla sua famiglia. Tuttavia, nonostante il suo successo e la sua ricchezza, Antonino rimane una persona con i piedi per terra. È noto per la sua generosità e per il suo impegno nel dare indietro alla comunità. Antonino Cannavacciuolo non è solo uno chef di fama mondiale e un imprenditore di successo, ma anche un uomo con un grande cuore. Nonostante il suo successo e la sua ricchezza, non ha mai dimenticato le sue umili origini e ha sempre cercato di dare indietro alla comunità. Uno dei modi in cui Antonino usa i suoi milioni per fare del bene è attraverso la filantropia. È noto per il suo impegno in varie cause benefiche, donando generosamente a organizzazioni che aiutano le persone meno fortunate. Questo impegno filantropico riflette i valori di umiltà e generosità che Antonino ha sempre sostenuto. Inoltre, Antonino è molto attivo nel promuovere la formazione culinaria per i giovani. Crede fermamente nel potere dell'istruzione e nel dare alle giovani generazioni le opportunità di apprendere e crescere. Attraverso i suoi ristoranti e le sue apparizioni televisive, Antonino si impegna a trasmettere la sua passione per la cucina e a ispirare i futuri chef. Ma forse l'aspetto più importante del suo impegno verso la comunità è il modo in cui tratta i suoi dipendenti. Antonino è noto per il suo approccio umano alla gestione, trattando i suoi dipendenti come una famiglia e assicurandosi che abbiano le opportunità di crescere e svilupparsi. In sintesi, Antonino Cannavacciuolo è un esempio perfetto di come si può usare il successo e la ricchezza per fare del bene. Non solo ha raggiunto l'apice nel mondo culinario, ma usa i suoi milioni per dare indietro alla comunità e fare la differenza nella vita delle persone. Ora vorremmo sentire da voi. Cosa pensate della storia di Antonino? Vi ispira? Come usereste i vostri milioni se foste al suo posto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Amiamo leggere le vostre opinioni e le vostre storie. Se questo video vi è piaciuto, vi preghiamo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al nostro canale. Condividete questo video con i vostri amici e aiutateci a diffondere queste storie ispiratrici. Ricordate, su Ricchi si diventa abbiamo sempre nuovi contenuti interessanti in arrivo, quindi assicuratevi di attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Grazie per la visione e ricordate, con impegno, costanza e le giuste strategie, ricchi si diventa. Alla prossima! Vuoi assaggiare? Oh, e dice sì! Se andavi in sesoro!